Amici di motorsport.com, ciao a tutti, bentrovati a questo nostro nuovo report dedicato all'11ª gara del campionato del mondo MotoGP che si è svolta in quel del Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. E ovviamente quando si parla di MotoGP non possiamo prescindere dalla presenza del nostro responsabile di sezione, Matteo Nunes. Ciao Matteo. Ciao Marco. Allora, una gara che definire pazza è veramente riduttivo. Brad Binder accoglie la sua seconda affermazione in carriera nella top class, la seconda anche per KTM sul suo tracciato di casa. Una gara che si è decisa praticamente negli ultimi tre giri, che ci ha costretto a una riscrittura della storia di questo Gran Premio, Matteo. Assolutamente sì, la pioggia ha minacciato di cadere sul tracciato austriaco praticamente per tutta la durata della corsa, sgocciolando a tratti e imponendo al gruppetto di testa ogni tanto di rallentare, ma poi quando mancavano 5 giri alla fine è arrivato un bel acquazzone di quegli estivi che ha indotto alla prudenza chi stava comandando la gara, quindi i vari Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Jorge Martin, che facevano parte del gruppetto di testa, che sono tutti rientrati ai box per cambiare moto. C'è stata chi invece ha avuto il coraggio e, lasciami passare il termine, le palle d'acciaio di continuare a guidare con le slick sul bagnato, e lo ha fatto veramente in maniera egregia. Ed è stato questo proprio il caso di Binder, che appunto, se andiamo a guardare i distacchi che ha rifilato negli ultimi giri a tutti gli altri che hanno fatto la sua stessa scelta, ha fatto veramente una differenza mostruosa. Quindi non si può parlare solo di fortuna per la sua vittoria. C'è stato un azzardo, chiaro, senza la pioggia non avrebbe mai vinto, ma quando è arrivata l'occasione lui l'ha sfruttata alla grande. Infatti stavo per dire una vittoria non casuale, una vittoria di classe, perché se si va a vedere, come hai già anticipato tu, i distacchi che ha rifilato, faccio un nome per essere più esemplificativo, ad Alex Espargaró, con il quale era lì negli ultimi giri. Alex è arrivato in decima posizione a 20-30 secondi da Brad, mentre il sudafricano è riuscito a conquistare la vittoria. No, ma infatti ha fatto un lavoro veramente egregio, anche perché dopo la gara lui ha spiegato che non solo era con le slick sul bagnato, ma aveva i dischi in carbonio senza le cover per mantenerli in temperatura. Quindi praticamente l'ultimo giro l'ha fatto quasi senza freni, anche guidando praticamente di freno motore per inserire la sua KTM in curva. Quindi veramente tanto di cappello, tant'è vero che ha preso una penalità di 3 secondi per essere andato troppe volte oltre i limiti della pista all'ultimo giro, però aveva un vantaggio tale su Bagnaia che ha chiuso dietro di lui, che quindi alla fine è riuscito a salvarsi. Tu hai fatto il nome di Bagnaia, e da un certo punto di vista può essere considerato lo sconfitto del weekend, che chiude secondo davanti all'altra Ducati del team Pramac, dell'ormai astronascente Jorge Martin. Un Bagnaia che si è fermato a tre giri dal termine, a cambiare le gomme, a cambiare moto, passando da quindi quella con la specifica da asciutto a quella con la specifica da bagnato, rimontando in una maniera straordinaria, leonina, arrivando comunque alle spalle di Binder. Più un'occasione mancata, mi viene da dire l'ennesima, oppure una dimostrazione di chi non vuole veramente mai mollare, perché ha fatto dei sorpassi veramente da eroe nelle ultime curve del tracciato austriaco? Guarda Marco, mi verrebbe quasi da dire che c'è una maledizione su questa prima vittoria di Pecco Bagnaia, perché in questa stagione ormai sono state veramente tantissime le occasioni in cui il pilota della Ducati è arrivato veramente a tanto così da concretizzarla, questa tanto attesa prima affermazione nella classe regina. Ma già l'anno scorso a Misano 2, permettimi Esattamente, quindi è la conferma che c'è sulla carta un potenziale grandissimo, che però ancora Pecco non è riuscito a sprigionare. Ieri, devo dire, ha avuto veramente una sfortuna terribile, perché è stato veramente in testa 25 giri e poi si è visto rovinare tutto da queste 4 gocce di pioggia, anche perché lui ha detto che aveva gestito molto e si era tenuto del margine per gli ultimi giri, quindi era convinto che in condizioni normali la gara l'avrebbe vinta. Però come hai detto è stato anche bravissimo poi nel finale, perché ci ha raccontato che lui ha iniziato l'ultimo giro in decima posizione e ha finito secondo. Vuol dire che all'ultimo giro, quando lui aveva le slick e cominciava a riprendere chi invece aveva ancora le rein,
non ha avuto remore a buttarsi dentro subito e ne ha scavalcati 8 in un giro solo, insomma, un'impresa non da poco. E chi invece non riesce nell'impresa è Fabio Quartararo, che comunque ha dimostrato di saperci dare del gran gas su una pista che non è assolutamente di casa per la Yamaha. Un Fabio Quartararo che chiude lontano dal podio, giù dal podio, un podio che di fatto vede in terza posizione Jorge Martin. Sì, allora mi soffermerei un secondo prima su Jorge Martin, perché secondo me è in questo momento il fenomeno in ascesa della MotoGP. Sapevamo che il Red Bull Ring era una pista favorevole alla Ducati, ma ci saremmo aspettati altre Ducati in evidenza. Invece questo madrileno si è presentato con due pole position, una vittoria e un terzo posto al Red Bull Ring. Tra l'altro mi è piaciuto quello che ha detto dopo la gara, perché riprendendo il tema dei sorpassi all'ultimo giro, anche lui ne ha fatti tantissimi, perché era subito dietro Pecco e quindi anche lui ne ha superati 8, e ha detto: sembrava di essere in un videogioco quando metti il livello degli avversari bassissimo, tu ultra potente. esatto, infatti ha detto che era stato curioso per questo. Però insomma ha delle statistiche che devono far riflettere, perché parliamo di un rookie che al netto dell'infortunio di Portimao ha corso solo 7 gare, e addirittura c'è chi dice che al 100% fisicamente ne ha fatte 4. Anche perché ricordiamo che a Portimao non è che si sia slogato un mignolo, ecco. No, ha fatto un infortunio che l'ha obbligato a una tripla operazione, al ginocchio, alla mano e al piede, mi sembra, se non ricordo male. Confermo. Insomma, se è vero che ha fatto solo 4 gare sano, e il bilancio di quelle 4 gare è 3 pole position, una vittoria e 2 podi. Avercene, diciamo che come biglietto da visita di sicuro si presenta come futura spina nel fianco per Marc Marquez e compagnia cantante. Assolutamente sì, senza dimenticare che poi delle classi minori ne abbiamo già altri 2, come Raul Fernandez e Pedro Acosta. Fernandez sarà già in MotoGP l'anno prossimo, Acosta non credo che ci metterà troppo ad arrivare. Non penso ci metterà più di 2-3 anni, ecco, almeno questo è il mio pronostico, anche perché sta facendo cose veramente fenomenali in Moto3, veramente di un'altra categoria. Quest'anno invece però la MotoGP ha un leader, un dominatore che si chiama Fabio Quartararo, portacolori Yamaha, mi viene da dire l'unico portacolori Yamaha che si possa salvare, perché la situazione della casa dei tre di Apason è tutto fuorché rosea. In occasione del secondo Gran Premio sulla pista del Red Bull Ring, Gran Premio d'Austria, è arrivato l'annuncio dell'ufficialità della separazione tra il team malese SRT e Petronas, SRT che andrà di fatto a chiudere i team di Moto2 e Moto3, e la previsione per il 2022 non è sicuramente da scuderia, da team che vuole puntare o che può puntare alle posizioni di vertice. Sì, partiamo da Quartararo, che secondo me ieri ha dato un altro saggio del motivo per cui sta in testa alla classifica del mondiale. Su una pista, ampio margine, diciamolo anche. No, in teoria sulla carta il Red Bull Ring doveva essere la bestia nera della M1, e questo ha guadagnato punti, cioè è arrivato in Austria che ne aveva 34 su Zarco e va via che ne ha 47 su Bagnaia, quindi... ma soprattutto ieri, finché la gara è stata asciutta, lui ha dato la sensazione di poter vincere su questa pista, dove in configurazione da passo gara pagava anche quasi 10 km orari sul rettilineo rispetto alle Ducati. Quando inquadravano dall'elicottero, ogni tanto alla curva 3 ha fatto delle staccate da paura vera, perché recuperava metri, metri e metri su quelli che aveva davanti. Arrivando lungo anche in un'occasione quando era in piena bagarre con Mark. Sì, vero. E poi ha usato la testa, perché dopo che ha cambiato la moto, sapeva che lui in quelle condizioni di viscidino non proprio bagnato non è competitiva la sua moto, ha badato a portare a casa i punti e lo ha ammesso dopo la gara, che è stata la prima volta che ha ragionato in ottica campionato e non in ottica della singola gara. Però lo vedo veramente in un momento in cui il mondiale lo può solo perdere lui e non ha un reale avversario. Però, come hai detto tu, la situazione Yamaha non è che sia proprio rose e fiori in questo momento su tutta la linea, a parte Fabio.
Ecco, anche perché di fatto io ho parlato e mi sono soffermato solamente sulla situazione Petronas SRT, ma il compagno di box diretto di Fabio Quartararo, ovvero Maverick Vinales, non è che stia passando proprio il miglior momento della sua carriera. Eh no, infatti è stato sospeso dalla Yamaha nella giornata di giovedì, che lo ha accusato di aver corso nel Gran Premio di Stiria cercando deliberatamente di danneggiare la moto. Un'accusa che subito, sul momento, ci ha fatto pensare a tutti quelli della Yamaha sono impazziti, cioè come fai a fare un'accusa del genere? Poi nella serata di giovedì la Dorna ha rilasciato il video dell'onboard di Maverick, nel quale effettivamente si vedeva che praticamente lui usciva dai tornantini, faceva seconda, terza, quarta e poi dopo faceva andare la moto al limitatore senza cambiare più in tratti dove, se avessi la settima, dovresti mettere anche quella. Effettivamente è stato, lui ha detto che si è fatto prendere dalla frustrazione del momento, perché continua a vivere situazioni in cui è convinto di poter fare un certo tipo di risultato, invece il risultato non arriva. C'era stata poi anche l'incomprensione della frizione tra le due partenze che lo aveva innervosito, perché dopo la prima partenza lui aveva detto di non toccare la moto, che la moto andava molto bene, e invece per la seconda partenza i tecnici gli hanno sostituito la frizione. Ma va spiegato che nelle MotoGP la frizione serve solo effettivamente a fare la partenza, e quindi dovendo rifare una partenza hanno preferito andare sul sicuro e mettere una frizione nuova. La sfortuna vuole che durante la procedura di partenza Maverick resta fermo in griglia ed è costretto a partire dai box. Questa cosa gli ha fatto perdere la testa completamente. Ha fatto mea culpa dopo, però adesso bisogna capire se la Yamaha è disposta a perdonarlo, come vedo che tanti colleghi del paddock invocano, dicendo che comunque secondo loro non è che Maverick volesse rompere la moto, è stato proprio un momento di un'esplosione di frustrazione che l'ha portato a fare qualcosa di sbagliato. Ma Valentino Rossi, per esempio, lo ha difeso anche Marquez, dicendo: a tutti noi è capitato di avere momenti così, nessuno di noi è mai stato sospeso, quindi vedremo. Se no, in teoria sarebbe già pronto Cal Crutchlow a correre al suo posto a partire da Silverstone. Ecco, diciamo che visto che nelle ultime ore si stanno intensificando i rumors che vedono Maverick avvicinarsi prepotentemente all'Aprilia, diciamo che il biglietto da visita che si sta portando dietro ormai l'ex pilota Yamaha non è che sia proprio il migliore. No, anzi ti dirò, dovrebbe essere ormai questione di poco l'annuncio, cioè se non è oggi magari è domani, ma comunque questione di ore l'annuncio di Maverick in Yamaha. Diciamo che nel momento in cui stiamo registrando questo report, ecco, potremmo essere superati dai fatti. Esattamente. Però mi dicevano fonti ben informate che comunque c'è stata una bella mediazione di Massimo Rivola nelle 48 ore di silenzio di Maverick prima che Maverick si presentasse davanti a una telecamera a dare la sua versione dei fatti. Quindi comunque, non essendo ancora la sua squadra, l'Aprilia gli sta già vicina, e penso che sia la cosa più importante di cui ha bisogno Maverick, perché il talento del pilota non lo discute nessuno, è il ragazzo che ogni tanto purtroppo perde la brocca, e quello che bisogna evitare è questo. Anche perché Maverick, lo sappiamo tutti, ha un talento cristallino, un pilota che quando è in giornata è quasi imbattibile, però come abbiamo già detto in più di un'occasione è proprio la testa il lato da curare maggiormente, e sono convinto che in Aprilia possa trovare una sua dimensione, anche e soprattutto conoscendo l'ambiente della casa di Noale, che vive sotto la protezione umana di Massimo Rivola. Rimanendo invece in casa Yamaha, abbiamo un Valentino Rossi che era tanto così da conquistare il 200° podio in top class, ma che all'ultimo giro, in occasione delle ultime tornate, anche lui ha cercato l'azzardo con le gomme slick. Purtroppo l'azzardo non ha pagato, ma ha comunque chiuso in ottava posizione, che al momento attuale resta il miglior risultato per questo 2021.
Sì, ci è andato veramente vicino, perché ha iniziato il penultimo giro in terza posizione Valentino. Ormai non era più abituato a stare in queste posizioni, al punto che lui stesso dopo la gara ha ammesso di essersi emozionato quando ha visto P3 in tabella e ha sbagliato la prima curva nel penultimo giro. E posso dire, permettimi, le foto che gli scatti che sono stati fatti al termine del Gran Premio una volta che il dottore è tornato al porco chiuso sono veramente epiche, perché si vede un Valentino con gli occhi fuori dalle orbite e delle immagini che hanno un sonoro, ecco, mi viene da dire. Sarebbe stato bellissimo davvero avere l'audio di quello che stava dicendo in quella sequenza fotografica che è stata pubblicata sui social, perché è veramente splendida. Però io ti dico, dopo la gara ho visto un pilota che, a prescindere dal risultato finale, si è divertito da matti ieri. E questo è stato un po' il senso che ti fa capire di perché Valentino è ancora lì nonostante i risultati. Perché veramente ha raccontato la gara con un entusiasmo che non è l'entusiasmo di uno che è arrivato ottavo. Cioè, è quello che mi ha colpito dopo la corsa. E devo dire che ieri è stato molto bravo. Avesse cominciato a piovere forte per davvero un minutino più tardi, forse ce l'avrebbe anche fatta. Però, dai, se non altro ha parlato lui di un risultato che è incoraggiante per il futuro, per sé e anche per la squadra, perché abbiamo lasciato in sospeso il discorso di Petronas, che non sta vivendo sicuramente un buon momento, proprio perché lo sponsor malese ha annunciato che lascerà la MotoGP, il team sarà costretto a chiudere i team di Moto2 e Moto3, e lì diciamo che è un po' un cane che si sta mordendo la coda, nel senso che lo sponsor si è defilato quando ha capito che avrebbe perso Morbidelli e che il team in questo momento non era in grado di trovare un sostituto all'altezza. Hanno provato a prendere Raul Fernandez, ma è andata a buca. Hanno provato a prendere Marco Bezzecchi, ma è andata a buca. Adesso i rumors sono che molto probabilmente la coppia dell'anno prossimo sarà formata da Darren Binder, che farà il salto diretto dalla Moto3 alla MotoGP, come ha già fatto Jack Miller qualche anno fa, e da Jake Dixon, che l'unica cosa buona che ha è il passaporto britannico, perché non ha fatto un podio in Moto2. Obiettivamente una situazione che ridimensiona molto le ambizioni di una squadra che quest'anno si presentava al via con nel box la leggenda Valentino Rossi e il vice campione del mondo in carica. Ecco, mi viene da dire anche, oltre a tutti ovviamente gli aspetti che hai già toccato tu, anche il fatto di non avere più Valentino Rossi a libro paga, e soprattutto come cartina tornasole per attirare sponsor, visibilità e tutto ciò che adesso è correlato, è sicuramente stato uno dei motivi per cui Petronas ha deciso di chiamarsi fuori. Invece, passando a chi stava facendo una gran gara, ma è scivolato cercando di tenere in piedi la moto come faceva ai vecchi tempi, Marc Marquez, il portacolori della Honda, stava riuscendo in un'impresa, forse la sua miglior gara, se si esclude anche quella del Sachsenring, dal suo rientro dopo il drammatico infortunio della scorsa stagione, una gara che purtroppo viene chiusa solamente in 15ª posizione. Il Mark che abbiamo visto prima dell'arrivo della pioggia pareva davvero il Marquez dei bei tempi. Ha azzardato una gomma soft al posteriore immaginando che sarebbe arrivata la pioggia, e devo dire che l'ha gestita molto bene, anche sulla distanza dei 25 giri, perché comunque è sempre rimasto in bagarre con Bagnaia e Quartararo per la leadership della corsa. Quando è iniziato a piovere, Bagnaia lo ha fatto passare per far decidere a lui se rientrare o continuare. Sono rientrati e a quel punto lì tutti pensavamo: perfetto, adesso vince Mark, perché sul bagnato non ce ne sarà più per nessuno. E invece è stato proprio quello che ha sbagliato, perché ha chiesto troppo all'anteriore della sua Honda, alla curva 1, si è chiuso, è scivolato. Tra l'altro ha rischiato anche tantissimo, perché
quando ha risollevato la moto e stava per ripartire, è arrivato lungo quarta raro, gli ha fatto veramente un pelo incredibile. Però secondo me questa resterà una gara, anche se alla fine ha chiuso solo quindicesimo, questa resterà una gara importante per Marquez, perché almeno a livello mentale si è reso conto che ci può stare con i migliori, ed è un passo avanti importante, anche se il rovescio della medaglia è che dopo la gara ci ha detto che per fare questa gara è stato costretto a fare delle infiltrazioni, perché aveva molto male sia al braccio che alla spalla dopo le qualifiche di sabato. Per carità, non è che si sia fatto chissà quali medicinali fortissimi, perché ha parlato di Enantium, che si è solo fatto siringare invece che prendere per via orale, perché per rendere più rapido ed efficace, per renderlo sì, del medicinale, certo. Esattamente. Però insomma è la prima volta che Mark ammette di aver dovuto ricorrere agli antidolorifici, quindi vuol dire che il processo di recupero insomma è ancora in corso, non è ancora finito. Ti faccio una domanda secca a bruciapelo: posto che Marquez al momento attuale non è assolutamente ancora al 100%, può essere forse lui l'arbitro vero per il proseguo della stagione, per decidere il campione del mondo, ammesso che comunque Fabio Quartararo sta già mettendo in cascina tantissimo, perché ricordiamo che il francese della Yamaha ha già 47 punti di distacco quando mancano 8 Gran Premi praticamente alla fine della stagione? Ma guarda, io ne vedo diversi di arbitri che si possono infilare lì in mezzo. Lui, Martin, se continua questa progressione. Oliveira ha vissuto due weekend difficili lì in Austria, ma è un altro che solitamente lì in mezzo ci si va a mettere. Quindi secondo me ce ne sono diversi di piloti che si possono infilare, e in questo caso per me gira più a favore di Quartararo che non a rovescio, perché se Fabio è stato questo in Austria, io la vedo molto difficile batterlo su altre piste. E invece chi zitto zitto continua a fare la sapiente formichina, il campione del mondo in carica, mi riferisco a Joan Mir, che condivide il secondo posto nel campionato del mondo in coabitazione con Pecco Bagnaia, un Mir che ormai lo sappiamo fa della costanza la specialità della casa. Sì, anche a lui infatti manca ancora la vittoria in questa stagione, cioè se ci pensiamo è veramente incredibile come questo ragazzo con una vittoria in carriera ha vinto un mondiale ed è secondo quest'anno, però lui sa sempre raccogliere quello, il massimo possibile, lui lo porta a casa, lo ha fatto anche ieri. Ieri la sua è stata una gara un po' più anonima rispetto a quella, la prima gara in Austria, però poi quando è stato il momento di mettere le rein è stato molto bravo, perché anche lui all'ultimo giro ha fatto tantissimi sorpassi ed è risalito fino al quarto posto, e è una cosa che va sottolineata perché il bagnato non è la specialità di Casamir, e quindi vuol dire che ha avuto la voglia di rischiare e di metterci del suo. Lì poi ti dico, l'unica cosa che a me continua a non piacere troppo di Johan è che, non lo so, sarà l'area di Maiorca, ma un modo per lamentarsi lo trova sempre. La settimana scorsa ha elogiato tantissimo il dispositivo Allshot che ha esordito sulla Suzuki, e già ieri diceva che non basta più, che bisogna fare altri sviluppi, insomma non è mai contento di quello che ha, però il talento è indiscutibile. Ecco, infatti salutiamo anche Jorge Lorenzo. Detto questo, passiamo per un attimo a un altro deluso del Gran Premio d'Austria, sto parlando di Johann Zarco, uno Zarco che cade e non porta praticamente a casa nulla in occasione della seconda trasferta su Red Bull Ring. È stato un weekend da gambero quello di Johan, è partito fortissimo venerdì mattina, riuscendo addirittura in FP1 ad andare sotto la pole che aveva fatto Martin nel Gran Premio di Stiria e realizzando il nuovo record del circuito, che poi è stato battuto in qualifica. Sembrava veramente che
avesse trovato quindi la quadra per essere iper competitivo sul tracciato austriaco. E invece mano a mano è andato via via sempre più indietro, seconda fila in qualifica, e in gara non è mai, cioè era lì nel trenino ma non ha mai dato la sensazione di essere della partita. E è stato poi uno di quelli che hanno pagato i primi paio di scrosci che sono arrivati, che era roba leggera, però lui ha sbagliato in inserimento alla curva 9, è scivolato e quindi si porta a casa 1-0 pesante, perché comunque il Red Bull Ring doveva essere la pista su cui provare ad avvicinarsi a Quartararo, e invece lui ha fatto un sesto posto e 1-0, e ora si ritrova a oltre 50 punti dal, no, a 49, scusami, dal leader del mondiale, e iniziano a essere abbastanza importante come gap. Secondo te riuscirà a rifarsi a Silverstone? Non lo so, glielo auguriamo, però onestamente vedo più avversari credibili i due che ha davanti che non Johan in questo momento. E passiamo invece adesso a un team, a una casa che abbiamo già citato in precedenza, ovvero parlo di Aprilia. È un'Aprilia che introduce interessantissime novità tecniche sulla RSGP, è un'Aprilia che però a pochi giri dal termine assaporava il gusto del podio con Alex Espargaró, ma che invece chiude in decima posizione con Alex. Sarebbe stato il primo clamoroso podio della casa di Noale in MotoGP. Io a un certo punto avevo quasi sperato che potesse provare a vincere la gara, perché comunque, come abbiamo detto prima, di fatto era con Binder quando ha cominciato a piovere, ha rischiato di andare avanti con le slick. L'ultimo giro è stato veramente uno di quelli che hanno fatto più fatica di tutti Alex, perché l'ha iniziato secondo e lo ha finito decimo, quindi ha fatto veramente molta fatica. Come hai detto, però l'Aprilia sta provando anche a portare dell'innovazione in MotoGP. Nel corso del weekend si è notata questa seconda cartuccia di fianco alla forcella anteriore della RSGP, e da quello che abbiamo potuto sapere è sostanzialmente un sistema di interconnessione delle sospensioni che serve praticamente nel momento in cui con l'abbassatore viene abbassato il posteriore, anche l'anteriore va poi a regolarsi di conseguenza, il tutto fatto in maniera rigorosamente meccanica, perché altrimenti se fosse un lavoro elettronico sarebbe vietato dal regolamento. Però è la prima volta in MotoGP che si prova a portare oltre il concetto, non limitandosi solamente a lavorare sul posteriore, ma cominciando a fare in modo che anche l'anteriore reagisca all'abbassamento del dietro. E è una soluzione interessante che secondo me finirà per fare scuola, come spesso capita in MotoGP quando qualcuno riesce ad andare oltre con un concetto. No, poi la cosa che mi piace sottolineare è il fatto che l'ingegno italiano riesca sempre in qualche modo a farsi vedere, e poi soprattutto è straordinariamente affascinante la piega evolutiva che stanno prendendo le MotoGP negli ultimi anni. Ormai a ogni Gran Premio ne vediamo qualcuna nuova. Tra l'altro proprio l'Aprilia, sabato, non mi ricordo se venerdì o sabato, nel turno bagnato, weekend, venerdì credo, ha fatto esordire anche un doppio cucchiaio sotto, mettendo insieme i due concetti per cui è sviluppato il cucchiaio, che uno inizialmente aveva esordito in MotoGP con la Yamaha con l'intento di togliere acqua alla gomma posteriore in caso di bagnato. Poi c'è stata l'evoluzione, diciamo, di sfruttarlo in maniera aerodinamica. L'Aprilia ne ha fatto esordire uno che concettualmente mette insieme le due cose, perché è proprio una sorta di biplano che ha davanti il profilo aerodinamico e dietro quello utile ad aprire i flussi d'acqua. Quindi anche lì stanno cercando di andare sempre più avanti.
Ecco, ci stiamo avvicinando alle Formula 1, non mi stupirei se dovessimo vedere un raddoppio delle ruote nel prossimo futuro. Matteo, la MotoGP si prende una settimana di pausa per poi spostarsi a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Io inizio a chiederti che Gran Premio ti aspetti. Allora, nelle ultime uscite li abbiamo visto competitiva alla Ducati spesso, però Quartararo ha detto che è la sua pista preferita del mondiale, quindi non tira buona aria per tutti gli altri. Sarà poi interessante vedere appunto se rivedremo Maverick Vinales sulla Yamaha o se invece ci sarà Calcracciolo al suo posto. Io non posso far altro che ringraziarti per averci offerto quest'ampia panoramica dedicata al Gran Premio d'Austria di MotoGP. Grazie a te, Marco. E io, amici di motorsport.com, vi do appuntamento al nostro prossimo video, ricordandovi di attivare ovviamente la campanella per iscrivervi al nostro canale e ricevere quindi di conseguenza tutti gli alert su le ultime novità, le ultime clip e quant'altro, e poi ovviamente anche di provare il nostro servizio Prime. Noi ci vediamo al prossimo video di motorsport.com. Ciao a tutti! Ciao! Cosa potrebbe fare un appassionato di motorsport con 2 euro oggi? Con Motorsport Prime puoi avere nel palmo di una mano il meglio dell'informazione motoristica sportiva a 1,99€ al mese. Vivi al massimo la tua passione e accedi a tutti i contenuti esclusivi che ti abbiamo riservato. Iscriviti subito. Motorsport Prime. E sei in pole position. Rinnovalo ogni mese o scegli il piano che fa per te. Puoi annullare quando vuoi.